benvenuti. Allora, oggi parliamo di batterie tarocche, o comunque insomma di concorrenza, non originali, per le fotocamere, perché praticamente tutti noi, suppongo, ci siamo chiesti se convenga comprarle, in cosa differiscono da quelle originali, se il prezzo che costano vale la spesa. Quindi vediamo di toglierci tutte queste curiosità. Se gli argomenti che qui trattiamo sono di vostro interesse, come sempre vi ricordo, anzi vi ringrazio anticipatamente per il supporto che vorrete dare al mio canale con la vostra iscrizione. Parlerò naturalmente per quello che è la mia esperienza con questo tipo di prodotto, quindi le batterie non originali di concorrenza, quindi non di marca, per le fotocamere. Ho provato un prodotto per la Sony e due prodotti per le Canon. Allora, attualmente io possiedo una Canon EOS M10 e una M3, quindi le due mirrorless di casa Canon, una diciamo fascia più economica, una diciamo intermedia, che purtroppo non montano la stessa batteria. Pensavo fosse così quando ho acquistato la M3, di poter utilizzare le batterie che già avevo comprato per la M10, ma non è stato così. Quindi ho dovuto comprare un altro kit. Allora, per la M10 ho preso queste qui. Quindi un kit che già da solo costa meno della metà di una batteria originale Canon, che comprendeva un caricabatteria e le due batterie di ricambio. Questa è una marca che a quanto pare va bene su Amazon, cioè si vende molto, è ben recensita, quindi mi sono fidato, l'ho acquistata e nei test devo dire che non ho riscontrato nulla, se non, ecco, questo problema che c'è su tutte le batterie di marche concorrenziali è che non si possono caricare col caricabatterie originale Canon, quindi bisogna acquistare il loro caricabatterie, e che la fotocamera non riconosce lo stato di carica della batteria, quindi te la dà sempre carica finché poi non si esaurisce, insomma non ti avvisa quando sta per finire. Non è un grosso problema, se si dovesse scaricare la batteria la sostituiamo. Allora, in questo kit, quindi quello che ho preso per la M10, ma devo dire che anche per quello che ho sentito in giro con questa marca, per tutti i modelli non ci sono stati particolari problemi. L'interessante c'è che il caricabatterie va a rete 220, quindi senza il trasformatore, questa è una cosa già abbastanza comoda e pratica, con eventuali trasformatori o cavo USB, e con un cavo USB USB micro, quindi potremmo caricarla anche da un caricabatterie da auto, o addirittura da un power bank, quindi potremmo portarci in giro power bank con questo caricabatterie e caricare le batterie in mobilità. Durata di queste batterie rispetto all'originale Canon della M10, che è quella montata in questo momento qui su, devo dire che mi sembrano abbastanza simili. Quindi come durata diciamo che ci siamo. Ricordiamoci che un kit di due batterie più un caricabatterie, con relativi cavi che io in questo momento non ho qui con me, costano meno della metà di una batteria originale Canon. Naturalmente vi lascerò in descrizione i link per questo kit, per quest'altro kit che vedremo tra un po', che è per la M3, che ho appena preso, che adesso unboxeremo. Interromperemo il video, farò il test di queste batterie, nella parte finale del video parleremo anche di queste. Lascerò in descrizione i link per questa marca di batterie per tutti i modelli più diffusi di fotocamere, e successivamente, se questo ci convince, metteremo anche i link di questa marca. Ce ne sono tantissime, ho scelto questa perché, per quello che era il prezzo, è sempre un kit con due batterie e un caricabatterie per la M3. Era quello che mi ispirava più fiducia, insomma, anche visto le recensioni, o anche per, non so, dalle foto, mi faceva più simpatia degli altri. In ogni caso, nota importante: quando acquistate queste batterie, oltre il prezzo naturalmente, la disponibilità, controllate bene il codice della vostra fotocamera. In questo caso, per esempio, LP12 è il codice che si riferisce alle batterie originali della Canon EOS M10 o di qualche altro modello Canon, suppongo. Quindi la cosa migliore è sempre prendere una batteria originale, leggere il codice e acquistare il ricambio, diciamo, con lo stesso codice. Quindi controllate il codice della batteria originale e acquistate lo stesso. Mettiamo da parte queste qui della EOS M10 e vediamo queste qui che ho preso per la EOS M3. Il kit costava sempre meno della metà di una batteria Canon originale. Allora, RAV Power per Canon EOS M3. Dunque, dentro intanto abbiamo una faccina triste e una faccina contenta. Ok, quindi con il numero di supporto in Stati Uniti, Germania e Giappone. Dopodiché qui abbiamo il caricabatterie, due posizioni con sola porta
USB micro. Quindi questa possiamo caricarla o con un caricabatterie da rete che abbiamo noi per il nostro cellulare o qualche altro dispositivo, il nostro cavo. Il cavo chiaramente sarà in dotazione, quindi comodamente con il nostro power bank o con l'alimentatore da auto, da automobile. Cavo micro USB. Poi abbiamo, va bene, il cavo USB, USB USB micro, sufficientemente lungo. Spesso in questi accessori danno dei cavi più che minimalisti, insomma veramente molto corti, e qui in fondo da tirar fuori ci sono le due batterie. E allora facciamo un po' di spazio. Quindi RAV Power per Canon EOS M3. Kit sempre economicissimo, che comprende caricabatteria, due posizioni di ricarica con LED che ci avvisano quando la ricarica è completa, e due batterie. Codice in questo caso LPE17, che è quello corrispondente alla Canon EOS M3 e tanti altri modelli Canon. Quindi mi raccomando sempre occhio al codice, più che alla descrizione che troviamo del prodotto su Amazon. Di queste naturalmente lascerò anche in descrizione il link, se ci convince il prodotto, sia per quelle che ho acquistato io, quindi per la Canon, che per altri modelli di fotocamere, che naturalmente se il marchio ci soddisfa lo consigliamo. A questo punto io vi saluto un attimo, adesso carichiamo le batterie, le proviamo e le utilizziamo finché non si scaricano completamente, quindi potremo anche verificare la durata. Ok, allora, giusto tempo di riposizionare le fotocamere, abbiamo provato le batterie RAV Power per la Canon EOS M3. Allora, ho caricato entrambe le batterie, ho scaricato la prima facendo video a casaccio, insomma lasciando la fotocamera accesa, muovendola, facendo un po' di fotografie. Allora, se, per quanto riguarda la durata, direi che mi sembra simile a quella originale. Se dovessi giurare qualcosa, direi che dura qualche minuto in meno. Tra l'altro col video te ne accorgi, perché con le foto magari scatti, poi sei fermo con lo schermo acceso, quindi diciamo la carica relativa misurarla soltanto in scatti. Per quanto riguarda il video continuativo, te ne accorgi se dura meno. Non mi è sembrato durasse così tanto meno. Con la seconda ci stiamo girando il video adesso, infatti ce ne rimane una qui. Ho sostituito le batterie originali nelle due fotocamere, qui sopra abbiamo la M10, qui davanti abbiamo la M3. Stiamo girando con le batterie di concorrenza, queste comunque le avevo già verificate, erano ottime, e queste le abbiamo verificate adesso, la seconda è in macchina, insomma, quindi direi che va bene. Allora, le consiglio? Sì, assolutamente sì. Perché ricordiamoci che con meno della metà di una batteria di ricambio originale ce ne portiamo a casa due più un caricabatterie, quindi sì, conviene assolutamente. La durata è paragonabile o quasi a quella originale. Allora, l'unico problema che riscontriamo, ripeto, è quello della mancanza dell'indicatore della carica, quindi ci dà sempre piena carica finché quindi non si esaurisce istantaneamente. Non mi sembra un problema gravissimo, ricordiamo che quelle non originali si devono caricare con i loro caricabatterie, quindi non con il caricabatterie originale Canon, perché appunto, non riconoscendo il livello di carica, forse le caricherebbe all'infinito, non so bene qual è il problema. Comunque non consigliano, anzi sconsigliano totalmente di caricarle con il caricatore originale Canon. Un altro consiglio per gli acquisti, o meglio, ciò che io acquisterò a breve è invece un alimentatore continuo per le due fotocamere, quindi per quanto riguarda l'utilizzo in studio per esempio, quindi fisse nelle loro posizioni. Non vorrei più utilizzare le batterie, ma vorrei utilizzare un'alimentazione continua, quindi c'è un kit con una finta batteria che si inserisce all'interno della fotocamera e un cavo che l'alimenta continuamente, quindi non abbiamo il problema di che se la batteria si esaurisca mentre stiamo lavorando, stiamo girando un video. In descrizione vi metto anche il link per l'acquisto di questo prodotto, che dalle recensioni mi sembra che funzioni, comunque lo proverò. Costa sempre qualche decina di euro, quindi comunque è un acquisto che si può fare. Vi aspetto nei commenti per qualunque dubbio o perplessità, qualunque cosa vogliate chiedermi, se ho sbagliato qualcosa o se qualcosa ho dimenticato. Detto questo io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, se il video vi è piaciuto di lasciarmi un like, supportarmi così. Grazie e a presto!